Cosa? Pol Pogba. Di nuovo tu. Ero promesso giusto 3 video fa di non fare argomenti riguardo questo, ma è ufficiale, ragazzi. Ma ve lo spiego con 6 fogli. Pogba non vuole rinnovare. Se potesse scegliere, tornerebbe alla Juve. È rimasto legatissimo. E siccome questa fonte proviene da Di Marzio, e Di Marzio è la realtà, Pogba uguale Juve. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Pogba farà parte della Juve per la stagione 2021-2022. Questa è la mia reazione a caldo. Maestro, Pogba alla Juve, ufficiale. Trevino, Dybala, McKennie, Arthur, tutti dietro e il polpo va. Siete dei coglioni. Ma lasciamo il video. Ale, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Buongiorno a tutti quelli che ieri questa notizia l'hanno appresa come me durante la partita dell'Italia. Ci stavamo un pochino rilassando, ho fatto il post partita dello scorso video, che se lo fosse bello andassero a vedere. E quindi io vi ricordo, come sempre, di vedere queste notizie, queste ufficialità su OneFootball, miglior app per il calcio, disponibile gratuitamente nel primo link in descrizione. Scaricala anche tu questa applicazione che ti tiene aggiornato a 360 gradi 24 ore su 24 su tutte le notizie della tua squadra del cuore, per le notizie del calciomercato. A proposito, domani non ci si scappa. Il calciomercato che vorrei, al di là di questa notizia, con il polpo che abbiamo ormai preso. Perché ragazzi, sì, il polpo Pogba oggi, 1° aprile, è ufficiale. Classe 93, ritorna alla Juventus, è praticamente roba, come descritta da Di Marzio, la voce della realtà, una sicurezza, un dogma della vita. Pogba ritorna al campo base, l'emergenza del centrocampo della Juventus era palese, serviva aumentare il livello qualitativo, e una Juventus che economicamente si può permettere questo colpo è pronta a sferrare un Pogba insieme a Dybala, insieme a Ronaldo, insieme a tutti quanti i nostri campioni, riuscendo nella vendita tranquilla di esuberi come Ramsey, come la cessione indiscussa di un elemento Rabiot per sostituire insomma la Francia, le cessioni per 30-40 milioni per Alexandro e Bernardeschi. Le cose più assurde per il nostro mercato sono tutte realizzate. Paul Pogba prenderà il numero 6 a centrocampo, che aveva lasciato una presente eredità, quello che era la figura di Sami. Che dire, quindi voglio vedere il vostro entusiasmo, i vostri mi piace, cosa ne pensate di questo colpo per la Juventus. Paul Pogba, un attimo, mamma, no. Mi ha risposto, ma è impegnata. Fino a poco fa stavamo festeggiando la notizia con acqua rocchetta dentro e belli fuori. Che dire, il classe 93 centrocampo è quello di cui la Juventus aveva bisogno. Lo vedo molto bene, se devo dire la verità, quasi da panchinaro, perché il titolare è Bentancur e non si discute. In coppia con Arthur, credo che quasi quasi Pogba un po' di panchina la farà dall'inizio e si integrerà piano piano dentro al gruppo. Non è una cosa facile, è un sogno che aspettavamo da praticamente ogni anno, perché ricordo, ragazzi, questa voce non è presente solo da quest'anno. Se ne parlava nel 2018, se ne parlava nel 2019, se ne parlava nel 2020, un giocatore che ha lasciato la Juventus il 2016, in quel video triste. Ciao a tutti, oggi devo dire addio, ma oggi ci ritroviamo, Polpo Pol, pronto a comprare la maglia nuova, la sua numero 6 il prossimo anno. Diciamo che ci voleva. Questo sarà il colpo necessario per vincere la Champions. Oggi ci siamo, oggi Paul Pogba è il colpo che ci aspettavamo tutti quanti. Ma perché questa notizia? Perché dal nulla siamo arrivati a parlare del polpo? Facile, Mino Raiola, il suo dirigente, ieri ha parlato, ha lasciato un'intervista un po' sui suoi assistiti, i suoi piccoli, no, giocatori che sostiene, no, economicamente
ovviamente si ciuccia, io non lo so, Imarimovic dovrebbe arrivare a giocare fino a 50 anni perché ha detto si intascherebbe più soldi più gioca a lungo Ibra, giusto, ma non ce ne frega. Haaland doveva andare a una squadra più forte, errore suo giudicare un giocatore del genere così esplosivo solo da Borussia Dortmund, quindi anche lì, a proposito, attenzione ad Haaland, perché ci sta che questa notizia abbia risvegliato qualche lupo sotto sotto il taschino di Paratici, che in questo momento dopo Pogba diciamo diventa povero, però comunque per Haaland si può anche ipotizzare uno scambio con Chiellini. Però per Pogba si era sbilanciato dicendo che addirittura suo nipote, figlio, non so, 5 anni, sarebbe in grado di dire che Pogba è giusto vada in una top squadra. E quale top team migliore di questa? Di questa qua, che si bacia pure lo stemma. Non l'ha mai fatto, vero? Ah no. L'unica cazzata del video, insomma, beh, potevo anche dirla una. Una ci sta, no? E ripeto, nello scacchiere, ora, vedremo la Juventus come giocherà con Paul Pogba. Ipotizziamo questo 3-4-1-2 dove mettiamo Polpo al centro dell'attenzione, con un trequartista Dybala, punta Ronaldo, Suarez, no, Morata, insomma, in difesa aggiunta di un Sergio Ramos a parametro zero. Uno stipendio anche per lui molto tranquillo, Pogba. Andava a prendere la Juventus, non ho capito il tipo, la tipologia di contratto, ma la analizziamo un attimo. Pogba, stipendio, stiamo parlando di 20,6 milioni di euro lordi all'anno, ma una roba da nulla comunque sia. Alla Juventus era, ripeto, no, come avevamo appena detto nel foglio in precedenza, che probabilmente adesso avrò già perso, è rimasto legatissimo. Questa era una condizione importante. Ritroverebbe certo Andrea Pirlo, ritroverebbe Paolo Dybala, con il quale insomma faceva l'esultanza alla Goku con Vegeta, la fusione, no? Con il dito incollato. Ritroverebbe in panchina gente come Alexandro, un grande talismano della nostra... Anzi no, Alexandro è vero, ho detto che l'abbiamo venduto, quindi no. Bonucci ritroverebbe. Ritroverebbe Giorgio Chiellini a 40 anni, ritroverebbe Buffon a 44, ritroverebbe Alvaro Morata, ritroverebbe, vedi, questo gruppo alla fine ci sta, ma è un colpo che ci sta, cioè non è che bisogna girarci intorno. Pogba ha sempre sognato di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, gli facciamo coronare questo sogno, è il giocatore che volevamo e abbiamo preso. Poi possiamo qua discutere il fatto che per molti giocatori, tifosi juventini, si volesse ripartire da un'idea, un progetto di giocatori più giovani, cioè nel senso non prendiamo i fenomeni ma prendiamo i vari Locatelli, non se ne fa di niente, si prende Pogba, si va dritti al punto, la Juve ha questa possibilità, ha scelto noi che abbiamo una squadra forte che ha meritato di vincere tutto lo scudetto nell'anno 2020-2021 con una rimonta clamorosa sull'Inter sul finale, e quindi motivo dargli la picchia in mena, alla fine è tutto bene, quel che finisce bene, gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, chi va via non perde il posto all'osteria, e insomma questi sono quello che mi viene in mente in questo momento da dirvi. Siete contenti del Paul Pogba, colpo ufficiale della Juventus? No, perché ripeto, Di Marzio è una fonte ufficiale, quindi mi aspetto un responso. Dovrebbero esserci le visite mediche dopo la partita che giochiamo dopo 6 anni, Juventus-Napoli, mercoledì, proprio il giorno dopo, visto che le cose ritardano, no? Abbiamo aspettato 6 mesi per giocare a Juve-Napoli, abbiamo aspettato 4 anni per riavere il polpo, quindi stiamo aspettando 2 anni per uscire di casa, vedi che le cose alla fine fatte lentamente in ritardo sono recuperate. A proposito di lenti, insomma, Pogba, vedremo se sarà il giocatore grande di saltare l'uomo, visto che la Juventus mancava questa personalità, questo centrocampista, lo sappiamo, affronta il centrocampo avversario andando lateralmente con passaggi orizzontali, mai andando in verticale, mai puntando l'uomo. Adesso arriva il giocatore che punta l'uomo, il giocatore che sa difensiva e offensiva. Dico, che dire, io sono contento, oggi primo aprile, ribadisco primo aprile, abbiamo preso il polpo. Oggi voglio sognare, ma vedere Pogba, sperando di vedere, insomma, dopo la partita con Napoli, con le visite mediche pronte, mi riempie il cuore, veramente. Oggi è un giorno fantastico, così fantastico che continuiamo a sbocciare nel pomeriggio sulla piattaforma viola. Perfetto. Bella. Basta! Non è vero un cazzo! Non è vero un cazzo! Di Marzio è uno che ha rotto i coglioni! Basta con questa voce qua, alla Juve, non viene, non viene, non viene!
È inutile che oggi dovevi fare il video. La Juve che vorrei non lo dovevi fare domani, lo dovevi fare oggi, Alessio. Hai rimandato un video che la gente aspetta da una settimana. Non puoi farti ridicolizzare da Di Marzio. Non è vero, non viene, non viene, basta. Ci prendono in giro. Raiola, Haaland, Pogba potrebbe giocare pure con mio nipote di 5 anni, potrebbe metterlo in una top club. Non mi interessa, non mi interessa tuo nipote, che sarà più ricco di te. Noi siamo poveri, Juventus, poveri.